Radio Firenze. Viola Tweet. A cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Ancora una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Un altro lutto ha colpito la società viola. Si è spento Renato Cipollini, presidente del Bologna per diversi anni, cresciuto nel settore giovanile, proprio della Fiorentina. Intanto la squadra è con la testa alla sfida di venerdì sera a Cagliari, probabilmente l'ultima chiamata per l'Europa. I sardi conteranno anche sul recupero di Walter Birsa per andare a caccia dei punti salvezza. Intanto le ragazze di Cincotta nel pomeriggio se la sono vista al Tre Fontane con la Roma nella semifinale di andata della Coppa Italia. La partita si è inchiodata sul risultato di 1-1. Nell'altra gara il Milan è stato rimontato dalla Juventus e battuto per 2-1. L'ormai ex tecnico empolese Iachini, esonerato in mattinata, si è detto amareggiato e deluso per la decisione del club toscano. La squadra è tornata sotto la guida di Aurelio Andreazzoli, ex tecnico della Roma, che aveva iniziato la stagione proprio sulla panchina empolese. Per fiorentina1.com, Vincenzo Pennisi. Viola Tweet, a cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola.